Andrea, oggi facciamo un pilota dimenticato, però mi raccomando, non dire che ha corso in Formula 1 solo per i soldi, che poi nei commenti ci rompono le palle perché lo prendiamo troppo in giro, eh. Per favore, mi raccomando. E come faccio adesso? Non parlare di soldi, non parlare di soldi, non parlare di soldi. Il pilota di cui vi vogliamo raccontare oggi è un brasiliano che ha corso negli anni 90 e che è riuscito a entrare in Formula 1 grazie alla sua valigia piena di, grazie ai suoi munifici sponsor, grazie alla sua grande capacità di saper cogliere le occasioni. Ecco, così va bene. Sigla e cominciamo. Bentornati sul canale della Formula 1 Dimenticate, bentornati in una puntata di Piloti Dimenticati che, boh, sono 3 anni che non la facevamo, incredibile. Grazie a tutti per il vostro supporto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella così ogni volta che esce un video voi lo sapete. Seguiteci sui nostri social per avere costanti botte di nostalgia motoristica giornaliere e anche sul canale Viola dove siamo in diretta ogni lunedì. Innanzitutto, prima di cominciare, devo fare un grande ringraziamento a MSI Italia che ci ha fornito quella roba lì, il computer con cui sto montando questo video, cioè prima adesso lo sto girando, poi lo starò montando. E vi lascio il link nella descrizione, se volete sapere di più c'è anche una recensione di Andrea Galeazzi che è uscita proprio pochi giorni fa, quindi se volete sapere di più su questo computer, prego, andate pure sul suo canale che è lui quello deputato a parlarne. Noi invece parliamo di Formula 1 e di piloti, e in questo caso di Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz nasce a San Paolo del Brasile il 22 maggio 1970 da una delle famiglie più ricche da una famiglia facoltosa ma non troppo, proprietaria di un piccolo marchio, una catena di supermercati, Pão de Açúcar, pane di zucchero in italiano. Il piccolo Pedro, come una buona parte dei giovani brasiliani dell'epoca, è letteralmente innamorato dei piloti che stanno portando in alto il nome del Brasile in Formula 1 in quegli anni, i vari Fittipaldi, Piquet, Senna, Carlos Pace, da cui riprenderà poi il disegno per il suo casco, in patria erano considerati dei veri e propri miti. Fu così che il padre, quando il figlio aveva appena 18 anni, decise di assecondare la sua passione e di finanziare il suo esordio nei kart. Gli inizi, per la verità, non furono così esaltanti, ma il padre di Pedro Paolo credeva molto nelle abilità di suo figlio e decise di spingere ancora di più la sua carriera. Con una trovata ingegnosa, realizzò infatti un accordo con la filiale brasiliana della Parmalat, un accordo che prevedeva che per ogni prodotto dell'azienda italiana venduto nei suoi supermercati, una percentuale sarebbe andata a finanziare la carriera di Diniz. L'idea era buona, ma fu incredibilmente remunerativa, tanto che in poco tempo la famiglia Diniz riuscì a racimolare una grande somma che gli permise di andare a intraprendere la carriera motoristica in Europa dopo un paio d'anni nelle serie minori brasiliane. Ma fu solo una piccola spinta, e in realtà la motivazione principale era il suo talento. Comunque, nel 1991 Diniz debutta nella F3 britannica e in 2 anni coglie appena 2 podi, senza mai eccellere particolarmente, anzi facendo spesso diversi errori. In una gara a Silverstone poi il pilota brasiliano corre un grosso rischio per la sua carriera. Infatti, a causa di un grave incidente, rischia addirittura di rimanere paralizzato, ma se la cava solo con una frattura della quinta vertebra cervicale. Nel 1993 è difficile non parlare di soldi per un pilota pagante. La sua grande dote viene notata dalla Forti Corse, scuderia che militava in F3000. Le ingenti somme di talenti portate da Diniz permisero alla squadra di potenziarsi e di poter pensare ancora più in grande. I risultati però furono molto deludenti, specialmente per il pilota brasiliano. In 2 anni riesce a racimolare la miseria di 3 punti, mentre la squadra, dopo essere partita bene nel 1994,
1994, con la vittoria alla prima gara di Olivier Beretta, si è inabissata, cogliendo nelle due stagioni seguenti soltanto un podio con Hideki Noda. Siamo arrivati quindi a un punto di non ritorno, sia per la Forti che per Diniz, che fino a qui ha dimostrato ben poco. Le basi finanziarie del team erano comunque solide grazie a Diniz e ai capitali del nuovo proprietario, Pablo Gancia. Si tenta quindi l'azzardo, il salto in Formula 1. Della Forti parleremo ampiamente in un video dedicato, quindi ci limitiamo a dire che l'avventura ovviamente non andrà come previsto, ma tempo al tempo arriverà anche il video sulla Forti. I piloti sono ovviamente Diniz e il connazionale ben più esperto Roberto Moreno, che ha il ruolo insomma di chioccia per il giovane brasiliano. Ero giovane e non pensavo molto, forse non ero pronto alla Formula 1. Quando sono arrivato a Monaco per la prima volta in una Formula 1 ho pensato: oh wow, non posso guidare questa roba su questa pista. La vettura però risulterà a dir poco disastrosa, con le prime gare in Formula 1 che per Diniz più che un divertimento si trasformano in un assoluto calvario. Il pilota brasiliano si dimostra quantomeno consistente e riesce a concludere le prime gare dell'anno. Peccato che lo faccia arrivando in Argentina doppiato per, pensate un po', 9 volte. Oddio, non che Moreno se la passi tanto meglio, eh. In sintesi, le due Forti vanno così piano che a fine gara, pur vedendo entrambe la bandiera a scacchi, non vengono classificate. La stessa sorte le due vetture alessandrine la subiscono a Imola, pur con un leggero miglioramento. Questa volta infatti sono solo 7 i giri di distacco subiti. Si dice che i piloti rivali si chiedessero quante Forti ci fossero in pista. Comunque, dopo una prima parte di stagione in cui viene letteralmente surclassato da Moreno in qualifica, le cose per Diniz iniziano ad andare un pochino meglio, perché il brasiliano sembra adattarsi meglio alla vettura e nella parte centrale di stagione più di una volta risulta più veloce del compagno. Peccato che l'affidabilità lasciasse molto a desiderare e che le gare finite si contassero come le gocce d'acqua nel deserto. Con la macchina che viene aggiornata al cambio semiautomatico che sostituiva quello con la leva al volante in uso nelle prime gare, la competitività della vettura migliora notevolmente, consentendo a Diniz di finire le gare della prima parte finale di stagione con un distacco più contenuto e ad Adelaide di sfiorare il miracolo. Adelaide è l'ultima gara del campionato e qui si rischia veramente di fare l'impresa. Complici infatti tantissimi ritiri, il brasiliano a fine gara si ritrova addirittura in settima posizione, quando il motore della Ligier di Panisca in seconda posizione comincia a fumare vistosamente. Il suo ritiro significherebbe sesta posizione e quindi un punto storico incredibile sia per Diniz che per la Forti. Il motore Mugen invece resiste fino alla fine e il sogno svanisce. Nonostante la delusione per l'occasione sfumata, comunque Diniz conclude in settima posizione e questo è il miglior risultato nella storia della Forti. Ora, viste le premesse, diciamoci la verità, poteva andare molto molto peggio e invece Diniz si è dimostrato un pilota costante e consistente. Queste sono caratteristiche che in Formula 1 bene o male saltano all'occhio degli addetti ai lavori e, unite ovviamente al grande valigione che si porta dietro, di vestiti si intende, gli permettono di avere un sedile in una scuderia più competitiva, ovvero la Ligier. Il brasiliano decide di andarci cauto e nelle prime gare il confronto in qualifica con il compagno di squadra Panis è impietoso. Però questo fa scattare una molla nella testa di Diniz, che decide da quel momento di prendersi più rischi e di cercare di spingere la vettura più verso il limite. La prova di questo sono gli errori che cominciano a essere sempre più frequenti. In Argentina, ad esempio, c'è una gara burrascosa. Infatti, prima colpisce Badoer con la Forti facendo cappottare il pilota italiano più volte e poi, poco dopo, il suo motore ha un leggerissimo problema, letteralmente esplode facendo una fiammata gigantesca, la vettura va pure in testa a coda e si ferma mentre è avvolta dalle fiamme. Cosa che mi fa sempre molto ridere e non dovrebbe, perché era un'immagine drammatica, è questo commissario che arriva con l'estintore di gran carriera e poi inciampa e cade rovinosamente nella ghiaia. Diniz per fortuna riesce a scappare dopo pochi secondi da quella trappola mortale, ma lo spavento fu veramente tanto.
Ho avuto degli incidenti piuttosto spettacolari, ma questo fu fuori di testa. Ho pensato, come ho fatto a essere così sicuro di non morire su una Formula 1? Io qui ci rimango secco. Al Nürburgring poi Diniz sta per essere superato da Hill, con Schittone che elogia in telecronaca il comportamento del brasiliano sempre correttissimo nel farsi doppiare, e invece qui succede esattamente l'opposto. Ora Damon Hill ha un osso meno duro davanti e Pedro Paolo Diniz, in genere il pilota brasiliano è molto corretto, si sta guardando negli specchietti. Sì, però non mi sembra tanto, guarda cosa ha combinato Diniz, che ha anticipato l'inserimento in curva, che Diniz blocca le ruote, allarga ed è andata ancora bene, mentre all'interno sfilano via la Jordan di Brandl e poi Herber e poi Verstappen. Quindi per Damon Hill un Nürburgring molto sfortunato, si ferma Diniz in questo momento ai box. Man mano che la stagione prosegue, Diniz migliora costantemente le sue prestazioni, tanto che al Gran Premio di Spagna 1996, a dispetto di tanti altri suoi colleghi, è uno dei pochi a finire la gara, non commette errori sotto il diluvio universale e porta a casa la sua macchina al traguardo, al sesto posto, conquistando il primo punto in carriera. Purtroppo per lui la stagione prosegue con una sfilza infinita di ritiri per rotture del motore Mugenonda e con il commento Mediaset che continua a tirargli gufate in stile Sommo Mazzoni. Comunque molto buona la gara di Diniz, che dimostra di sapere migliorare le proprie prestazioni. Ma Diniz alla grande sta tenendo a bada non di meno che Rubens Barrichello con una Jordan Peugeot, che certamente doveva essere con prestazioni superiori alla Ligier Mugenonda di uno come Diniz, che sta avendo un momento di gloria e di grande riscatto sta migliorando di tutte le considerazioni negative che c'erano su di lui. Sì, perché è sempre stato nominato il pilota con la valigia per eccellenza e invece sta dimostrando di poter essere degnamente e di poter ricoprire quel ruolo in una squadra anche pubblicità importante come la Ligier. Diniz, allora Diniz è uno dei pochissimi che farà una sola sosta, perché Cesare Viali ha proprio detto che tenterà questo tipo di strategia con un pilota due Panisse e con lui solo una. Allora Diniz sta andando meglio di Panisse, che ha la macchina più leggera, pensavamo fosse alla rovescia, invece Diniz è bravissimo perché è riuscito a tenere un'ottava posizione in lotta quindi con Barrichello, che aveva la Peugeot che poi si è fermata per quindi era più agile la Jordan Peugeot. Quindi bravissimo Diniz, che sta facendo una gara molto matura, molto attenta e molto competitiva. Vedete, termina in questo modo la straordinaria gara di Pedro Paolo Diniz, che all'uscita dei box ha parcheggiato la propria monoposto. Diniz non si era fermato a fare rifornimento, almeno da quello che dice il computer, quindi ha avuto un problema meccanico e l'ha parcheggiata nel primo posto utile dopo il rettifilo. Sì, perché come ha detto Cesare Fiorio Peroni, su parole di Cesare Fiorio, la tattica di Diniz era un'unica sosta. In Ungheria ha una collisione in partenza con Salo, che causerà il ritiro di entrambi, mentre a Monza invece Diniz riesce finalmente a terminare il Gran Premio e, complici i numerosi ritiri e una gara priva di errori, conquista il secondo punto della stagione. Stagione che però si conclude nel peggiore dei modi. In Portogallo, in un tentativo di sorpasso su Rosset, forse calcola male gli spazi e finisce per colpire il connazionale della Footwork avendo lui la peggio. Mentre a Suzuka si trova in grossa difficoltà compiendo errori in tutte le sessioni, cosa che poi verrà sublimata con il ritiro in gara causato dall'ennesimo testacoda del weekend. Nel frattempo però la Mugen aveva imposto per la stagione successiva il pilota di casa Shinji Nakano, quindi Diniz deve trovarsi un'altra sistemazione. La svolta arriva quando la Footwork, nel frattempo diventata Arrows, decide di ingaggiare il campione del mondo in carica Damon Hill, ma per pagargli lo stipendio servono bei soldoni e quindi la soluzione che viene trovata è ingaggiare proprio Pedro Paolo Diniz, così che i soldi che la squadra incasserà dalla Parmalat serviranno proprio a coprire parte dello stipendio del pilota inglese. L'inizio di stagione però fu disastroso, complici gravi problemi di affidabilità. Alla prima gara Diniz in qualifica non riesce a rientrare nel 107% e quindi non viene qualificato, salvo poi essere ripescato, al contrario delle Mastercard Lola, ad esempio. Lo salvò il fatto che il tempo che fece registrare nelle prove libere era più veloce di quello fatto registrare in qualifica, concluderà la gara poi in decima posizione. Nelle gare successive non vedrà mai la bandiera a scacchi, subissato dai problemi tecnici, mentre al Gran Premio di Monaco compie un testacoda al primo giro
davvero sul bagnato. Una parentesi buona ce l'ha al Gran Premio del Canada, dove riesce a concludere ottavo davanti al compagno di squadra Damon Hill, ma purtroppo è solo un fuoco di paglia. La stagione infatti continua tra errori ed errori, come quello in Germania, dove Diniz tampona in pieno Herbert mentre i due sono in lotta per la 12ª posizione. Inoltre a questo vanno aggiunti tanti problemi meccanici. Ci sono poi altri lampi durante la stagione, come in Belgio, dove Diniz riesce a conquistare un ottimo 7º posto ai margini della zona punti, e poi il Gran Premio d'Austria, dove complici le gomme Bridgestone che vanno molto bene, fa segnare addirittura il miglior tempo nelle ultime prove libere del sabato. In qualifica però non ripete l'exploit, piazzandosi 17esimo senza riuscire neanche a concludere la gara per un problema alle sospensioni. Si va poi al Nürburgring, dove Diniz compie la gara migliore dell'anno, infatti riesce a conquistare un'ottima 5ª posizione finale, rintuzzando gli attacchi negli ultimi giri di Panis, Herbert e Hill appena dietro di lui. Non stiamo parlando di Gilles Villeneuve, però quando c'è il merito va dato. Conclude la stagione però in malo modo, con un errore all'ultima gara a Jerez de la Frontera, ma l'attenzione di tutti in quella gara diciamo che era rivolta leggermente altrove, quindi probabile che in pochi l'abbiano notato. La stagione comunque è stata buona, visto che al netto degli errori in qualifica ha più volte battuto il compagno di squadra Hill. Per questo, e assolutamente non per i soldi dei suoi sponsor, viene confermato al volante della Arrows al fianco di Mika Salo per la stagione 1998. La stagione non inizia bene, complici i cronici problemi di affidabilità, ma poi qualcosa si smuove. Arriva infatti un ottimo punto al Gran Premio di Monaco, non la più facile delle piste. Forse avrà aiutato il fatto che Diniz si è presentato in Ferrari accompagnato dalla sua nuova fidanzata Naomi Campbell, il tutto mentre aveva organizzato un party sul suo yacht privato? Non lo so, potrebbero esserci qualcosa di collegato, non saprei dire. Quello che è certo è che Pedro è un uomo piacente, ricco e ha il fascino del pilota, quindi avere una vita costellata di modelle, feste poco sobre ai box non gli è stato difficile. Il confronto con il compagno di squadra Mika Salo comunque è più o meno alla pari, dimostrando che tutto sommato in Formula 1 Diniz ci può stare. La stagione sta andando anche benino, ma vuoi non distruggere tutto all'improvviso? Ovviamente! E infatti al Gran Premio d'Austria Diniz arriva a tamponare alla seconda curva il compagno di squadra Salo, sbagliando la frenata e costringendo entrambe le vetture al ritiro. Ma Diniz aveva milioni di motivi validi per non attirare su di sé le ire del team, e infatti prosegue alla Arrows durante la stagione, cogliendo anche un ottimo 5º posto sotto il diluvio di Spa dopo essere stato coinvolto nella carambola del primo giro. Dopo la corsa ho rivisto le immagini e mi sono accorto che per una questione di centimetri una ruota non mi aveva colpito in testa, ma dopo il botto l'unica cosa che ho pensato è stata: il muletto è mio, meno male. A Monza invece una gara memorabile. Prima decide di tagliare di netto la prima variante per superare Takagi. Così, the bot, senza senso. E poi si ritira a causa di un'escursione all'Elesmo. Forse il party della sera prima era durato troppo? Chissà, non lo sapremo mai. Dopo altri due ritiri si conclude la stagione con un bilancio tutto sommato positivo. 3 punti conquistati, gli stessi del compagno di squadra Salo. Per l'annata successiva viene ingaggiato da Peter Sauber a fianco di Jean Alesi, ma sarà una stagione piena di problemi, complici guasti meccanici e anche incidenti, come ad esempio quello a Monaco dove va dritto alla Saint-Devot, oppure in partenza al Gran Premio di Hockenheim dove viene colpito da Jacques Villeneuve. L'incidente più grave di quell'anno però avviene al Nürburgring. Qui infatti in partenza alla prima chicane Wurz si ritrova Hill più lento di lui davanti. Cerca di scartare verso destra, ma in quella posizione si trova proprio la Sauber di Diniz, che colpita comincia un grosso cappottamento finendo la sua corsa capovolta, e con Diniz che quindi colpisce con la testa il terriccio. Sono attimi di terrore puro, che terminano solo quando i commissari riescono a capovolgere la vettura e capiscono che il brasiliano ne è uscito incolume, nonostante la botta. Come abbia fatto Diniz a uscire incolume da quell'incidente, dato che aveva anche il casco frantumato, è proprio difficile da spiegare. Uno dei motivi può essere dovuto al fatto che le protezioni laterali della Sauber erano più grosse rispetto a quelle delle altre scuderie e che in quel punto il terriccio era molle perché stava piovendo. Quando ero in volo e mi sono accorto che la macchina si stava rovesciando ho cominciato a pregare. Tutto si è svolto molto rapidamente, ma ho fatto in tempo a provare la paura di morire. Mi sento ancora sotto shock quando ne parlo.
La stagione però non sarà del tutto negativa, anzi conquista infatti 3 punti a Montreal, Silverstone e Zeltweg, tanto che viene confermato per l'annata successiva. A fianco a lui ci sarà nuovamente Mika Salo, visto che Alesi è andato alla Prost. Ma complice forse quel grave incidente sulla pista tedesca, nella testa di Diniz si stava man mano insinuando l'idea di smettere di correre. Si era stufato e quello scampato pericolo lo aveva cambiato dentro. E i risultati furono la conseguenza. Mentre il suo compagno di squadra infatti riesce a conquistare 6 punti, la sua stagione è costellata di errori gravi, come al Gran Premio di Germania, dove c'entra in pieno il suo ex compagno di squadra Alesi, innescando una pericolosissima carambola che costringe entrambi al ritiro, oppure al Gran Premio d'Austria, dove in partenza colpisce Fisichella e si prende uno stop and go di 10 secondi. Fatto sta che a metà del 2000 Peter Sauber deve decidere il da farsi per l'annata successiva. Decide quindi di organizzare un test al Mugello con Pedro Paolo Diniz e l'allora collaudatore del team Enrique Bernoldi, che militava in F3000. Ai due si aggiunge anche poi uno sconosciuto finlandese che fa di cognome Raikkonen. Piccolo fun fact, tra l'altro, sembra che fu proprio Diniz a preparare l'assetto della vettura con la quale Kimi impressionerà il management della Sauber il giorno dopo. L'idea però che il suo futuro in Formula 1 dovesse essere deciso da un test tra lui, che era alla sua 6ª stagione, e 2 debuttanti lo indispettì non poco e, dato che i rapporti con Sauber erano già abbastanza tesi, decise di fare le valigie. A lui si interessano inevitabilmente team che hanno bisogno di piloti paganti. Uno di questi è la Minardi, che poi però virerà su Tarso Marquez, e l'altro è la Prost. Ma la verità è che Diniz ha già deciso per il ritiro. Ero molto stanco negli ultimi anni, sia mentalmente che fisicamente, ma amavo l'atmosfera dei GP. E grazie a Coulthard. Pedro, stavi con Naomi Campbell, facevi parti sugli yacht, ci credo che amavi l'atmosfera dei GP. Ritiratosi dalle corse, decide comunque di restare nel mondo della Formula 1, acquisendo il 40% della Prost Grand Prix e diventandone il team manager. L'esperienza non fu molto redditizia, in quanto la squadra del 4 volte campione del mondo fallì appena l'anno successivo. Alla fine del 2001 la famiglia Diniz si offrì di acquistare la quota rimanente, anche se le trattative con Alain Prost non portarono a un accordo. Diniz lasciò quindi formalmente la squadra nel novembre del 2001, dato che il suo rapporto con Prost si era deteriorato. Rimarrà nelle corse però, contribuendo a fondare la Formula Renault brasiliana 2.0 e seguendone le scuderie e i piloti per qualche anno. Successivamente però decide di cambiare completamente vita. Scopre lo yoga e inizia un nuovo viaggio nella sua vita. Ricopre anche un ruolo dirigenziale nell'azienda di famiglia, che decide di trasformare in un fulgido esempio di agricoltura biologica a chilometro zero. Pensate che è diventato un membro del consiglio di Food Tank, un'organizzazione che si occupa di sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, per alleviare la fame e la povertà e spingere per il cambiamento del sistema alimentare. Insomma, dai party sugli yacht e modelli in bikini ad allevare galline, un salto niente male. Finisce qui la storia di Pedro Paolo Diniz, un pilota che per la verità non aveva dimostrato molto nelle categorie inferiori, ma che poi è arrivato lo stesso in Formula 1 grazie a quella roba lì che adesso non posso nominare, e ha saputo adattarsi e migliorarsi, dimostrando che in Formula 1 tutto sommato poteva starci. Che poi, a uno che riesce a rimorchiare Naomi Campbell, ma che gli vuoi dire? Chapeau!